Doveva essere un confronto pacifico, verbale, eticamente semplice e regolare. Invece si sarebbe trasformato in uno scontro trash, quello che si sarebbe verificato tra la bella Rosy Di Lettuso, ex pupa del programma televisivo, proprio Pupa e la Pupa il Secchione, e Cristina Del Basso, che vi ricordo fu una concorrente del Grande Fratello. A pomeriggio di Canale 5, su Pomeriggio 5, con la bella Barbara D'Urso, conduttrice dello programma, le due donne si sarebbero confrontate in merito al tema della chirurgia estetica e, parlando di ritocchini, si sarebbero offese dinanzi alle telecamere senza alcun tipo di filtro. Rosy avrebbe accusato Cristina di essersi aumentata il suo già grande ed esteso seno dalla sesta all'ottava misura per fare carriera, ma l'ex Delfino avrebbe negato e i toni si sarebbero fatti più accesi quando Rosy non avrebbe detto ironicamente che Cristina avrebbe preso la discussione di petto. Così la Del Basso avrebbe raccolto la provocazione e avrebbe replicato: direi che la prende di bocca. E poi Cristina Del Basso avrebbe rincarato la dose: ma se è tutta tirata, sembra la fidanzata del Grinch, la coscia di un coniglio, vieni qui per parlare male di me, ma non era meglio andare in giro con i tuoi cagnetti? Io non sono un buon esempio, lo saresti tu, una cubista mancata? Mancata perché a 40 anni lei è quella che quando va nei parchetti si leva le magliette e si fa fotografare a tette nude. La pupa poi avrebbe invece sostenuto di non essere ricorsa al Botox e avrebbe accusato Cristina di essere un cattivo esempio per le ragazze. Insomma, momenti tipicamente trash, momenti a cui oramai siamo tutti abituati perché in TV, per così dire, ci vanno molto spesso per alimentare il dibattito e per appunto creare putiferi e per l'appunto momenti di puro trash e di puro imbarazzo in chi vede il programma TV in questione. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, un caro saluto a voi tutti, grazie. Se in tale video fossero presenti delle inesattezze, mi scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivoglia natura. Grazie, un cordiale saluto da parte mia.